Bentornati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agriinforma. Ci siamo spostati, siamo a Milano Marittima per un evento davvero molto importante firmato Battini Agri Industrias David. Sì, questo è, per essere sinceri, il secondo evento, è il più importante ovviamente di quelli che abbiamo fatto, è il secondo evento dove riuniamo i concessionari più importanti della rete Industrias David. Noi abbiamo iniziato questo progetto, come abbiamo detto in altre trasmissioni, a novembre dell'anno scorso in occasione dell'EIMA. Adesso siamo quasi alla fine della prima stagione ed era corretto e giusto dare qualche numero ai nostri concessionari più importanti. Sarà anche una giornata particolare perché, come nostra consuetudine, abbiamo deciso di premiare i tre concessionari che si sono, diciamo, evidenziati di più su tutta la nostra rete. Credo sia una cosa carina perché è giusto che tutti gli sforzi profusi abbiano dei ritorni in un modo o in un altro, quindi noi da importatori abbiamo deciso di premiarli perché hanno fatto veramente un grande lavoro. Il progetto, come abbiamo già detto altre volte, è un progetto affascinante perché il mondo della viticoltura è un mondo in continua espansione. Crediamo che ci siano delle grandissime chance di incrementare ancora di più il fatturato. Avevamo lanciato a gennaio un obiettivo che abbiamo praticamente raggiunto nemmeno al primo anno, quindi crediamo che, senza essere troppo, diciamo, vanitosi, ma possiamo tranquillamente raddoppiare il volume che avevamo detto. Quindi l'intenzione è quella di aumentare il numero dei dealer. Presenteremo una nuova struttura commerciale, quindi ci siamo rafforzati tantissimo perché a questo progetto, ripeto, crediamo tantissimo, quindi insomma ci sono veramente tanti bei presupposti. Tante novità anche. Sì, ci sono tante novità di prodotto, come abbiamo detto, un'azienda giovane molto innovativa. Questa azienda ha lanciato due macchine molto particolari che si spostano leggermente dal focus della viticoltura, perché parliamo di un'impolveratrice per pomodori. Noi sappiamo che siamo in un momento molto delicato per i diserbi, quindi Roundup è, tra virgolette, diventerà un qualcosa da utilizzare veramente a singhiozzo. Questo è un sistema molto molto efficiente e soprattutto sostenibile per l'ambiente, che permetterà appunto ai nostri amici viticoltori di avere un qualcosa di diverso da utilizzare nei loro vigneti. E poi le novità comunque in cantiere saranno tantissime, noi nel corso di queste puntate sicuramente le andremo a sbirciare e toccare con mano. Beh sì, qui è un'azienda giovanissima e, come ho appena detto, molto innovativa, quindi facciamo veramente fatica anche noi a tenere il passo dell'azienda, perché ogni riunione, ogni step abbiamo sempre qualcosa da imparare, quindi siamo entusiasti. Bene, allora buon lavoro, grazie mille. Grazie a tutti voi. Oggi abbiamo ascoltato tantissime novità in questa puntata e una è in parte a me, Christian Battini, new entry della squadra Battini Agri. Allora, come ti poni all'interno di questa azienda? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Diciamo che io mi occupo come un rappresentante, come un membro della squadra commerciale, quindi mi occuperò di tutto quello che riguarda le vendite dell'attrezzatura, sia di altri marchi come Quernaland, Topcon, eccetera, sia anche come Industrias David. Oggi qui siamo in un evento importante di Industrias David, quindi diciamo che l'ultimo periodo è stato focalizzato soprattutto su quello. Il mio apporto è, spero, quello di portare tutto quello che ho imparato nel mio percorso di studi. Mi sono laureato da poco in economia aziendale, quindi il mio augurio è quello di portare appunto questa esperienza dentro in azienda. Faccio parte dell'azienda già da circa un anno, ma diciamo che ufficialmente ci entro solo adesso. Quindi un discorso di freschezza e anche di continuità, che è giusto che comunque ci sia all'interno dell'azienda. Esatto, la speranza è proprio quella, l'augurio è proprio quello. Bene, e un'ultima domanda, com'è lavorare col papà? Diciamo che c'è tanto da imparare, penso che sia un ottimo esempio, insieme anche con altre persone che mi stanno aiutando, che sono ad esempio per me, quindi c'è da imparare da tutti, ma ecco, diciamo che ho due esempi, due o tre esempi molto importanti davanti a me. Bene, allora buon lavoro. Grazie mille. In parte a me Gabriele Marletta, responsabile commerciale dell'azienda Battini Agri. Allora, giusto un bilancio anche da parte tua. Questo anno con Industrias David com'è andato? Tanto buon dì. Lo accennava prima Sandro Battini, è stato un primo anno davvero interessante con ottimi risultati, consolidamento della rete commerciale che abbiamo in giro per l'Italia, siamo davvero molto contenti.
poi questo discorso della rete commerciale, so che ci sono delle novità da questo punto di vista, giusto? Sì, oggi durante questo meeting abbiamo presentato dei nuovi concessionari per entrati nella rete. L'obiettivo per il prossimo anno è di inserirne degli altri, quindi avere una copertura del territorio sempre più capillare. Perché il marchio merita una diffusione sul nostro territorio italiano in maniera importante. Quali sono poi le altre novità? Oggi abbiamo presentato il listino 2018, le nuove condizioni, stiamo dando le armi ai concessionari perché possano nelle loro zone di competenza fare un ottimo lavoro. E so che c'è anche un discorso molto interessante dal punto di vista dell'immagine, quindi state lavorando anche su questo. Siamo sempre stati attenti anche a questo, la comunicazione, il marketing in azienda è qualcosa di importante. Abbiamo dedicato una linea ad Industrie David, riteniamo che Industrie David meriti una diffusione, come dicevo prima, importante, quindi a lei sono stati dedicati degli investimenti particolari. Sul nostro nuovo sito daremo lustro a quella che è la sezione vitivinicola e quindi per le macchine di Industrie David, i nuovi Deplian, creeremo una sezione con i video, le messe in campo, dando anche importanza ai nostri dealer in Italia che ci aiuteranno in questo. Allora, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. È un piacere ritrovare nella nostra trasmissione Francisco Lopez, parliamo di Industrie David, quindi la tua presenza è fondamentale e ci sono delle novità per quanto riguarda l'ampliamento appunto della vostra azienda. Sì, gracias por estar de nuevo contigo. Bueno, básicamente hace un rato lo que hemos presentado son novedades, novedades importantes para el mercado italiano. Novedades en cuanto a la organización interna. Bueno, decirte que estamos inmersos en un proceso de automatización, de fábrica inteligente, de hacer las cosas cada vez mejor, en menos tiempo y con menos errores. Y por otra parte, novedades de producto, muchas novedades de producto. E c'è una novità anche per quanto riguarda la Commissione Europea, quindi un progetto davvero molto importante. Sì, per esempio, uno di ellos es un progetto che si chiama Diver Farming, es un progetto europeo. Donde participan más de 25 o 30 empresas de toda Europa, no solo de España, de Italia, de toda Europa en general, de muy diversos sectores y me da satisfacción decirte que somos la única empresa de maquinaria agrícola que está involucrada en este proyecto. Un proyecto importante que, bueno, que tiene una aportación por parte de Europa de más de 12 millones de euros, y que sobre todo está involucrada en desarrollar nuevas técnicas de productivas, sobre todo enfocada a un pequeño agricultor, es decir, que al fin y al cabo es la mayoría, digamos, de la agricultura que se hace en Europa. Allora, gracias, Francisco. Muchas gracias a ti. È un onore presentare anche Cristina, la nostra voce che ha fatto queste traduzioni in questa giornata importante. Un commento per quello che ha detto Francisco. Allora, ecco, era solamente riferente alla nostra, allo sviluppo della nostra produzione per fare le cose sempre più velocemente, migliori, evitando errori, quindi un'implementazione delle tecniche produttive anche per riuscire proprio a supplire alle esigenze di un mercato che chiede sempre, sempre di più. Oltre a questo, Francis puntualizzava, grazie alla tua domanda, anche su un progetto europeo del quale siamo molto orgogliosi, perché stiamo partecipando ad un progetto europeo di un valore di 12 milioni di euro, quindi comunque un valore importante per l'Europa, per aumentare la rendibilità delle piccole imprese che con una struttura ecosostenibile, che è molto importante perché insomma stiamo parlando di ambiente, parliamo di rendibilità, parliamo di cose che fanno parte del nostro tessuto europeo, perché le piccole aziende fanno parte del tessuto europeo, e noi l'unica azienda spagnola ma comunque europea
che si occuperà dello sviluppo del prototipo proprio per queste aziende. Quindi siamo, noi stiamo cavalcando l'onda adesso. Tutto qui. Poche parole, però tanti fatti e tanti progetti. Perfetto, grazie mille. Dopo aver ascoltato Francisco Lopez, Javier Lopez, un piacere ospitarti nella nostra trasmissione. Un bilancio per questo primo anno di collaborazione con la Battini Agri. Bueno, pues realmente ha superado las expectativas. Hemos creado un vínculo comercial con Battini, realmente positivo, donde la comunicación fluye de manera muy, muy buena y además creemos que va a seguir mejorando en los próximos años, sin duda. Grazie mille allora. Grazie. Insomma, Cristina Castagnotto, parole davvero importanti che comunque scaldano il cuore. Assolutamente sì, la collaborazione sta andando benissimo, c'è addirittura uno sviluppo e un vincolo commerciale che ci accomuna, che ci fa andare avanti e che pensiamo ci porterà verso lo stesso medesimo obiettivo, che è lo sviluppo della rete Industria Stavidi d'Italia. Bene, allora buon lavoro. Grazie mille, grazie mille. E amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata di Agriinforma, perché parleremo nuovamente dell'ambizioso progetto Kvernland Academy. Buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.